In più la conferenza ha chiesto la disponibilità al sindaco Paola Pizzone, sindaco, di rimanere nel ruolo di vicepresidente per garantire così una continuità a alcune tematiche e tavoli particolarmente delicati che lei ha seguito. C'è una proposta alla quale già per esempio il sindaco di Montevarchi ha dato disponibilità, che nasce da una richiesta proposta fatta anche da altri sindaci per poter supportare meglio la nuova presidenza, di chiedere un impegno un po' più specifico su alcune tematiche di alcuni sindaci, quindi ci sarà un'organizzazione che discuteremo insieme e presenteremo alla conferenza entro la fine dell'anno, dove ci potranno essere quasi una sorta di delega, nel senso settori che poi alcuni sindaci nello specifico seguiranno, come la Paola ha fatto da vicepresidente per tutto il discorso della disabilità. Quindi ci possono essere altre aree dove ci sarà un aiuto un po' più marcato da parte dei sindaci, in modo che il presidente possa gestire al meglio la cosa, chiaramente in un'ottica quasi di rapporto tra un'amministrazione, tra sindaco e giunta, diciamo, una cosa, un modello così. Quindi la comunicazione a questo punto ufficiale: c'è un nuovo presidente che politicamente abbiamo già eletto, che amministrativamente sarà operativo dal primo di gennaio, che in questi 2 mesi ci vedrà quindi lavorare.